E ci prepariamo allora all'ultima premiazione della farfalla, dopodiché torneremo a seguire questa prima serie dei quattro stile, quindi 50 farfalla junior maschi, premiazione sempre con Gianni Grossa a consegnare le medaglie. Terzo e bronzo in 25-68 per la polisportiva annuale, Daniel Alex Righetto. Al posto d'onore per l'argento in 25-41, Plentin Veneto, la sua società, Mauro Toniato. Medaglia d'oro conquistata in 25-18 per il Nottoli Nuoto 74, il vincitore Mattia Zuin. Mattia Zuin, Mauro Toniato, un faraone e una mummia. Questo è il podio dei 100 farfalla juniores maschili. 50 farfalla. E intanto torniamo alla vasca a seguire il passaggio più interessante della prima serie femminile. Il più veloce dopo i primi 100 metri. La più giovane, Vittoria Grotto, l'atleta del Veneto Banca Montebelluna. Ha nuotato 1:03:50 nei primi 100 metri di gara. Intanto la Temponi ai 150 metri si è rifatta sotto insieme proprio alla Grotto. Sono loro leader della classifica quando ci si avvicina alla metà gara. Una gara che non ha primato qui perché è la prima volta che viene disputata al trofeo, al meeting di Halloween. Andiamo ancora a seguire le bracciate di Vittoria Grotto, classe 2000 del Veneto Banca Montebelluna, che vira al comando a metà gara, 2:10:86. Giorgia Temponi, dicevamo, ha vinto due argenti ai giovanili nei 200 e 100 stile libero. In Coppa Comen con la nazionale degli azzurrini ha vinto l'oro nella 4x100 stile, l'argento nella 4x200 e poi la finale per lei nei 200 stile libero in gara individuale. A distanza Grotto Temponi quando si vira ai 250. Tre quarti gara, ancora il testa a testa con la Grotto davanti per 6 centesimi, una Temponi che vanta sicuramente i 2 anni in più di esperienza da far valere su Vittoria Grotto, davvero la più giovane, lo abbiamo detto, di questa prima serie classe 2000, bel talento sfornato dal Veneto Banca Montebelluna. Grotto che non demorde, sono ancora affiancate, si accende la gara, quella prima serie dei 400 stile libero femminili, perché siamo alle due vasche conclusive di gara. Temponi Grotto ancora affiancate, a distanza il testa a testa per la vittoria. Entrambe allo sprint finale, Giorgia Temponi in corsia 4, Vittoria Grotto in corsia 7. Giorgia Temponi alla meglio con un tocco sulla piastra più deciso, 4:23:28, relega al secondo posto Vittoria Grotto, 4:23:48 per lei e poi la Tosin 4:27:33. Questo è il risultato conclusivo. Gli applausi alla vincitrice Giorgia Temponi. Sojais.